Bene ragazzi, eccoci qua. Allora, oggi facciamo la stessa cosa che abbiamo fatto ieri, sperando che vada bene. E praticamente cosa facciamo? Spieghiamo un attimo cos'è self loading cargo. Allora, innanzitutto il plugin serve sostanzialmente a emulare, anzi a simulare i passeggeri a bordo, quindi serve sia per l'imbarco che lo sbarco dei passeggeri, e sia l'imbarco che lo sbarco chiaramente delle valigie. Quindi questo sostanzialmente è a cosa serve. La cosa divertente è che all'interno di questo plugin c'è anche la possibilità di vedere la soddisfazione dei vari passeggeri, e quindi la cosa divertente è proprio cercare di far arrivare i passeggeri a un grado di felicità più alto possibile, anche perché poi tutte queste cose vengono registrate ed è divertente, insomma, vedere come si è evoluta la felicità dei passeggeri. Allora, cominciamo a spiegare un attimino come funziona. Accendiamo tanto i motori così poi parliamo della torre. Dunque, noi abbiamo questo piccolo form che dobbiamo compilare ogni volta che facciamo un volo. Chiaramente, come potete vedere, ci sta in alto che tipo di aereo stiamo pilotando, e quindi chiaramente questo ci aiuta a capire anche il numero di passeggeri che possiamo imbarcare e quant'altro. Poi, e questo nel caso nostro è l'A320, per cui lo sappiamo, sta qua e non c'è nessun problema. Poi abbiamo il cable layout. Questo sulla versione gratuita rimarrà sempre default, praticamente è il numero dei passeggeri, come è diviso l'aereo, quindi è diviso in 12 passeggeri in classe business, cioè 12 poltrone in classe business, 18 poltrone in classe premium e 126 in classe economy. Poi il sound pack purtroppo è quello di default, chiaramente gratuito come vi dicevo. Il cabin equipment, che cos'è? Praticamente cosa noi vogliamo far fare ai nostri passeggeri durante il volo. Nel caso specifico, mettiamo il wifi e non un movie screen, proprio perché il volo comunque sarà abbastanza corto, perché Edimburgo Dublino penso che con circa un paio d'ore riusciremo ad arrivare. La parte sotto è l'advanced setting. Tutta questa parte sopra è dedicata ha la possibilità di interfacciarsi con altri software, di cui adesso non vi parlerò, mentre sotto qua dobbiamo mettere chiaramente da dove a dove andremo, quindi l'aeroporto di decollo e l'aeroporto di atterraggio. Nel caso nostro il decollo è LGH, invece l'arrivo è su EIDW, che sarebbe quello di, abbiamo detto, Dublino. L'orario di partenza è in orario Zulu, quindi se adesso in Italia sono le 14:13, lo Zulu sono le 13:13, quindi noi prevediamo di partire alle 13:50 e pensiamo di arrivare alle 15:50. Ok? Perfetto. Il numero di passeggeri che noi carichiamo. Facciamo un bel po' di passeggeri, facciamo 110 persone. Ok? A questo punto noi diamo lo start fly. Perfetto. Lui sta caricando il volo. Intanto noi parliamo con la torre. Perché? Perché riusciamo a caricare i passeggeri solo e soltanto se riusciamo a creare l'imbarco, quindi o attraverso la navetta o attraverso questa struttura che voi vedete qui accanto a noi. Adesso un attimo, imposto già questo, lo trovo pronto per dopo. Ok. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 cleared to Dublin Airport as filed. Takeoff runway 06 climb and maintain 9,000 feet. Departure on
Ok, a questo punto facciamo servizi di terra, ma non credo che sono accesi i motori. Ah no, abbiamo spento. Sì, ora lo accendiamo. Allora, regola. Che pizza sta cosa dei motori. No, perché questo mi fa pensare che come ieri abbiamo un problema. Allora, andiamo a servizi di terra. Chiamiamo, no, chiaramente non trovo a fare perché c'è i motori spenti. Allora, vediamo di accendere un attimo i motori, vediamo un attimino dov'è il problema. Perfetto, ok, ok, ecco che si sta accendendo. Ok, modello accesi anche voi destra, perfetto. Allora, dunque ci siamo fatti autorizzare, dobbiamo, ok, chiedere pushback, per male, ma ce l'hanno attivato. No, richiede connessione a jetway. Che sarebbe questo? Solo se riusciamo a mettere i jetway. No, non è possibile collegare il jetway alla mobile, no, più tardi. Ma sei impazzito. Vabbè, intanto accendiamo un telusci. Sta su auto? No, potevo lasciarlo su auto. No, ritratti, mettiamo un. Ecco che sta attaccando il jetway. Poi chiediamo anche catering. Perché possiamo attraverso l'applicazione offrire anche chiaramente delle vivande ai nostri passeggeri. Ok, bagagli.
Burn ground, generic November Oscar Zulu 1641 requesting pushback. Generic November Oscar Zulu 1641 pushback request accepted. Burn ground, generic November Oscar Zulu 1641 requesting the end of pushback. Generic November Oscar Zulu 1641 request to end pushback received. Burn ground, generic November Oscar Zulu 1641 with Quebec ready to taxi IFR. Generic November Oscar Zulu 1641 Raleigh Tendera NEI Pressy Della Runway 06 via taxiway Echo Alpha. Contact Aria Lajori, Sol 118.705 subpoena pronti. Taxiing hold short runway 06 via taxiway Echo Alpha generic 641. Ladies and gentlemen, the captain has turned on the T-belt time. Please fasten your T-belt as soon as possible. Hardware 4. So some of the things the self-loading cargo Allora, abbiamo cominciato a caricare tutti i passeggeri. I come crew, we're ready to get going now, so as soon as you're ready you can open the doors and start letting the passengers on board, thank you. No problem. Chiaramente i passeggeri devono essere caricati con i motori spenti.
qui dobbiamo aspettare per accendere i motori, bisogna aspettare che tutti i passeggeri siano caricati. Ci vediamo dopo. Dimenticavo, dunque qui possiamo vedere con questo pulsante qui i passeggeri che sono già saliti a bordo, sono quelli illuminati ovviamente on board, mentre boarding vuol dire stanno salendo. Qua abbiamo il sesso, l'età, nome e cognome, e poi se hanno per esempio che classe chiaramente sono, premium in questo caso, economy. Business dovrebbe stare da qualche altra parte. Economy, no, nessuno ha preso altre. Ah, ecco, business, eccole qua sopra. E i bagagli, per esempio, questo qui ha due bagagli per un totale di 28,1 kg. Quindi questo è carino. Se vogliamo andare a vedere proprio come sta avvenendo l'imbarco, questo è da dove entrano i passeggeri e questa è la loro dislocazione.
we're just about set up here, so we're happy for you to close the doors once everyone's on board. Thank you. Okay, great. We're almost done. Ok, a questo punto sono tutti a bordo, i passeggeri, e dobbiamo chiaramente a questo punto richiedere la disconnessione. Aspettiamo che siano tutti. Perfetto, ora sono tutti saliti. A questo punto procediamo normalmente con la richiesta di rullaggio. Mi piace l'aereo sparito proprio. Vabbè. Thank you.
devo togliere assolutamente queste indicazioni. Adesso cerchiamo un modo, la facciamo insieme, tanto stiamo qua. Qua non ci sono. No, però per forza qua devono stare qua per forza. Vediamo un attimo. Allora, visualizza direzione, no. Punto di riferimento, vediamo un po' se. No, punto di nessuno. Le vicinanze. Fauna, alle volte. Non so dov'è, poi lo scoprirò e lo toglierò. Adesso. Come potete vedere, qua abbiamo il wifi spento perché siamo in fase chiaramente di decollo. Poi abbiamo le cinture allacciate e la musica attivata. Adesso quando cominceremo il decollo staccheremo la musica, di solito si stacca da sola, ma eccoci qua. Chiediamo autorizzazione a decollo. Edinburgh Tower Airbus Alpha Sierra X-ray 320 ready for departure runway 06 IFR to Dublin. Airbus Alpha Sierra X-ray 320 altimeter 29 decimal 80 and 19 cleared for takeoff runway 06. Airbus Alpha Sierra X-ray 320. Decolliamo. Come vedete ha spento la musica. Ok.
Ok. Ecco decollati, tutto a posto. Bene, adesso ci sentiamo un po' di musica e poi... E ci sentiamo dopo, chiaramente. Thank you.
sit back, relax, and enjoy the rest of your flight. Thank you. Eccoci qua. Allora, stiamo mantenendo la velocità dell'altitudine in crociera. Ce lo segnalano anche qua sopra, perché chiaramente questo plugin tiene in considerazione un po' tutto. In questo momento le luci, le cinture sono, si possono slacciare, nessun problema. Adesso devo aspettare ancora un attimo per dare le bibite. Possiamo decidere se dare una bibita o addirittura servizio da mangiare. Io comincerei con direttamente che lo sono le 2, le 3, allora darei soltanto la bibita. Rischiaccia il pulsante e chiaramente ci segnalano che stiamo dando da bere. Andiamo a vedere anche se vogliamo questo. E qua cominciamo a vedere innanzitutto qua quante persone stanno usando il wifi, 81 in questo momento. E adesso vediamo che una persona sta dormendo e vediamo che piano piano aumenteranno anche le persone che bevono. Adesso vediamo, vedi? Drinking 1 e via dicendo. Quindi questo plugin fa anche vedere queste cose qua. Ah, cosa interessante è che dice appunto l'orario in cui siamo partiti, l'orario in cui no, abbiamo cominciato a giocare, scusatemi, abbiamo cominciato a imbarcare e da quanti minuti abbiamo messo a fare il taxi, il take off, quindi quando ci siamo alzati, e sono 10 minuti che stiamo volando. Ecco, drinking 15, sono 110 passeggeri, per cui chiaramente aumenterà man mano che le ossa saranno a mangiare. Se noi schiacciamo sul pulsante ci dice anche chi sta bevendo in questo momento, come chi sta usando il wifi o chi sta dormendo. Dov'è? Lo vedete voi il dormiglione? Vediamo un po'. Questo è per lista dei passeggeri. Anche qua ti dice cosa sta facendo, no? Usa wifi, si sta rilassando, parla, rilasso, usa wifi, leggi un libro, c'è un po' di tutto, è simpatico. Questo è segnalato che ci dice che l'equipaggio sta parecchio occupato, cioè sta a fare niente comunque, che sta andando a mangiare, quindi non è che sta facendo niente di che. Va bene, allora ci aggiorniamo a tra poco, o vi lascio ancora con un paio di brani di musica rock.
Bene, eccoci qua. Allora, la soddisfazione non riesco a farla salire, sta al 55%, di solito sto sempre intorno al 70-75%, oggi 55%. Stiamo finendo di dare da bere agli assetati, diciamo così, e vediamo se riusciamo anche a dargli qualcosa da mangiare appena finisce. Perché insieme mi sa che non si può dare, vediamo un po'. No, infatti insieme non si può dare. Vediamo un attimo. Allora, possiamo mettere un po' di musica loro se vogliamo, però non sono di questo avviso, perché si incavano, perché chi sta leggendo, chiacchierando e vi dicendo di solito si arrabbia e poi non ci dà fastidio, perché è veramente noioso. La musica è un jingle loro veramente noioso. Ecco qua, che dice? Vabbè, non ho creato una mazza. Allora, dai, sbrighiamoci. Ah, ok. Serviamo quindi anche. Stiamo servendo anche il food in questo momento. Vabbè, allora stanno servendo tutti e due. Ottimo. Ci sentiamo allora un altro brano. E a dopo. Give you the right to leave your whip inside my mind.
Bello questo pezzo, mi piace sempre. Allora, dunque, vi dicevo, vediamo un attimo a che punto siamo nel nostro viaggio, vediamo in maniera poco, un po' casereccia. Esatto, lo vediamo così. Sicuramente non è il modo migliore, però c'è ancora parecchio tempo. Siamo a metà del nostro viaggio, via. Metà del nostro viaggio. Il paesaggio è spettacolare, direi. Direi proprio sì, eh. Insomma, da Edimburgo a Dublino sono posti bellissimi. Torniamo al nostro software, quindi stiamo in questo momento distribuendo da mangiare. Alcuni passeggeri sono incavolati, ma non... Ah, andiamo a vedere... Ah, forse ce lo dice. Vediamo insieme. Allora, incavolati. La domanda è, perché si è incavolato? Glielo chiediamo a questo. Soddisfazione? Rosso. Arrabbiato, ho capito, ma se non mi dici perché sei arrabbiato non posso capirti. Ah, vediamo. Forse... Mi è piaciuto pure il cibo. Scusa, wifi. Sei uno scroccone. Ah, una donna, è una donna. Quindi avete capito anche quest'altra cosa in più, no? Noi se vogliamo... Possiamo andare, possiamo mettere un filtro, possiamo decidere. Questo passeggero che sta pensando? Eccolo qua. Questo passeggero sta leggendo un libro. Ecco, molto soddisfatto del viaggio. Quello che ha fatto durante tutto il periodo. Ok. E quindi c'è anche quest'altra caratteristica in più, no? Quindi chi sta dormendo? Vediamo, per esempio questo qua dorme. No, quello che dorme. Aiutatemi a capire. Questo dorme, eccolo qua. È lui il dormiente. Eccolo qua, sleeping. Soddisfatto, ma non puoi non esserlo, perché se stai dormendo vuol dire stai sereno, tranquillo. Comunque, sono incavolati. Non possiamo farci nulla. Spesso si incavolano perché il wifi va e non va, come avete visto adesso, eh? Quindi si possono incavolare anche per quello. Comunque, e direi che questa è un'altra funzione in più. Questi ci dice ogni volta quali sono i passeggeri in sicurezza, quindi che magari hanno le cinture e quali no. E questi seduti al bagno, non so se si può vedere al bagno. Devo vedere al bagno, dov'è il bagno? Questo è il bagno, mi sa, vero? Vediamo un po', passiamo di sopra. Kitchen, no, dove stanno i bagni? Non te lo dice, mi sa. Intercom, questo gallery. Qui siamo noi, quindi questa è la prua, diciamo così, dell'aereo. Ok, vabbè, al bagno non si sa chi ci va, vediamo, forse sta scritto qua. Vediamo, vediamo, vediamo. Ah! Però no, questo è un toilet, non c'è da niente. Niente. Vabbè, è un'altra funzione, tutto qui. E vi auguro un buon ascolto del prossimo brano, sempre rock, da parte della nostra Zarker Lines.
Ciao Zark, benvenuto. E a quelli che mi stanno seguendo, se vogliono chiaramente mettere un bel seguimi, sono, sarei molto contento, e se vi iscrivete in chat noi siamo qua a rispondervi. Intanto vediamo a che punto ci troviamo nel nostro viaggio. Sempre Maria Casereccia. Eccoci qua, cominciamo la discesa, 8000 piedi. Ok. Ci andiamo sempre fuori, tanto ci piace vedere il mare. Bene, mentre continuiamo discesa, io a questo punto vi lascio con un altro nostro brano. Bene, a dopo.
Eccoci qua. Allora, vediamo un po' se possiamo dare l'annuncio. Non ci sta l'annuncio bello. Ah, eccolo qua. Ok, l'annuncio in realtà non è per i passeggeri, ma è per l'equipaggio, in cui stiamo dicendo che stiamo cominciando la procedura di atterraggio. Quindi stiamo qua. Allora, vediamo dove stiamo innanzitutto. Sì. Vabbè, dai. Ci stiamo avvicinando, eh. Ancora c'è un po' di tempo. Bene, allora, se c'è ancora un po' di tempo, ci sentiamo un'altra canzoncina. A dopo. Ciao. Bye.
things through. They don't know about me, but they know about you. If we keep this conversation going forever, we just say. Eccoci qua, allora, adesso dovremmo stare ormai a pochi minuti dall'atterraggio. Vediamo un secondo dove siamo. Ecco, appunto, scendiamo a 3.000 metri. Vediamo, facciamo una curvetta e poi siamo in fase di atterraggio. Se riusciamo la prossima volta mi collego in diretta anche con un'altra persona, un mio amico, e così facciamo una chiacchierata magari su argomenti che vi possono interessare. Se ci vedete chiaramente via chat e noi parleremo di quell'argomento. Facciamo in tempo a sentirci un ultimo pezzo e a dopo per la fase di atterraggio.
Non ci credo, è crashato Flight Simulator. No, devastante come cosa, nella fase di atterraggio finale. No, scusatemi, ma sto incazzatissimo. No, non è possibile. E vabbè, ragazzi, non ho sentito interrompere la diretta perché ha crashato definitivo. Che schifo.